Serie B, il campionato degli italiani. Poteva essere la vittoria della svolta alla Spezia e invece resta il rammarico per un successo sfumato, quindi a 9 giornate dal termine del campionato. Il Pescara ha ancora tutte le carte in regola per scalare posizione nei play-off, però già giovedì contro il Brescia diventa necessario tornare al successo casalingo. Parleremo ovviamente di queste 9 giornate di campionato, anche delle prime operazioni di mercato. Buonasera dallo studio di TV Sai con Replay. Andiamo a presentare subito gli ospiti di questa puntata, a partire dal giovane ma ormai espertissimo collega del centro, Luigi Di Marzo. Buonasera Luigi, buonasera, ben ritrovato. Grazie per l'invito. Al suo fianco abbiamo un ex Pescara, un ex Brescia, attualmente allenatore nei giovanissimi della Delfino Pescara, Vincenzo Lambertini. Buonasera Vincenzo, ben buonasera rivista. E grazie per l'invito. Francesco Di Francesco, buonasera. Buonasera a tutti, ovviamente amici, salve. Il sorriso è dovuto anche a questo momento di grosso entusiasmo che c'è a Teramo. Dopo apriremo anche una parentesi su quanto sta accadendo nella città teramana. Alla mia sinistra ho il piacere di avere per la prima volta in questo studio il collega conduttore di una famosissima trasmissione a Telemax, a Muso Duro, Sergio Mancini. Buonasera Sergio. Buonasera, grazie. Piacere tutto mio. Grazie, grazie per essere qui con noi. Abbiamo già avuto Gianfranco Semproni, però tu sei l'asse portante di questa trasmissione, dopo ne parleremo. Sì, direi che l'apice, già ci siete arrivati all'apice. Ritroviamo con piacere anche il dirigente sportivo Fausto Perletta, tifosissimo del Pescara. Buonasera Fausto. Grazie. Lui sempre molto critico nei confronti di Baroni, ma forse si sarà ricreduto negli ultimi tempi. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, è un lunedì senza anticipi o posticipi a livello di Serie A o di Serie B. In campo la nazionale Under 21 a Benevento, amichevole contro la Serbia, parità della Serbia. Per quanto riguarda invece la nazionale maggiore, notizia dell'ultima ora, l'esclusione per l'amichevole di domani contro l'Inghilterra di Marco Verratti. Ci sarà il debutto di Valdifiori, escluso anche l'altro ex biancazzurro Ciro Immobile. Impegni invece per l'attuale biancazzurro Birkir Bjarnason, che dopo la doppietta in Kazakistan nella qualificazione all'europeo, domani sosterrà una amichevole a Tallinn con la sua nazionale in casa dell'Estonia e poi farà ritorno a Pescara per cercare di essere a disposizione del tecnico Baroni. Invece ha finito i suoi impegni Memushai con la partita giocata neanche tanto bene con la sua nazionale, ma vincente contro l'Armenia sempre nello scorso fine settimana. Per il momento è tutto, ricordo i numeri per interagire con noi: 392-623-7060 per gli sms, 085-93-0020 se volete prenotarvi telefonicamente. A te. Grazie Andrea. Allora Memushai è tornato, mentre Bjarnason sarà qui mercoledì dopo la partita d'Italia. Andiamo a salutare dalla redazione di forzapescara.com Valerio De Carlis. Buonasera Valerio. Buonasera Enrico, un saluto a te, ai tuoi ospiti, ai telespettatori di TV6 e agli utenti di forzapescara.com. Come sempre siamo in streaming sul nostro portale e nel corso della trasmissione ci darai la linea per leggere un po' gli umori dei nostri utenti. A te Enrico. Allora, partiamo da Francesco Di Francesco. Verratti. No, Verratti ormai Mi dispiace fa discutere, però. Sì, mi dispiace che non gioca per il ragazzo, fa bene a stare a Parigi e più se ne vanno all'estero e meglio è per i ragazzi. Tanto poi qui sarà la sua vicinanza, sarà che ho parlato poco fa con l'amico Sembroni, poi tanti tromboni, che fa rima con Sembroni, non perché Sembroni è un trombone, ci mancherebbe, anche perché è un amico, ma i tanti tromboni continueranno a discutere per settimane, mesi ed anni del perché non si dà spazio ai giovani e tutto il resto. E quindi Oni fa rima anche con Baroni, parliamo sì. Un po' di rammarico per questa partita. Beh, della Spezia, la commentiamo subito, facciamo il primo giro. Sì, vabbè, rammarico, però adesso stiamo parlando da un po' di
di tempo, per fortuna, di una squadra che è in salute, che ha aperto le porte all'ottimismo e ha aperto le porte alla possibilità di raggiungere i play-off. Certo, vai fuori casa, due volte in vantaggio, hai l'occasione per fare il 3-1 e non riesci a farlo, e poi alla prima disattenzione sei stato punito. Evidentemente Baroni deve lavorare insieme ai suoi giocatori molto, ma molto di più, sulle cosiddette palle in attivo sui calci d'angolo, perché insomma credo che sia in questo momento il tallone d'Achille. Luigi Di Marzio, invece, tu che chiave di lettura dai a questo pareggio al Picco? Beh, sicuramente per come è maturato il pareggio è stretto, anzi strettissimo, però comunque vedendo anche i risultati di ieri credo che sia un buon punto. Insomma, il Pescara ha rosicchiato un punto all'Avellino, uno al Vicenza, in prospettiva penso che possa essere anche un punto abbastanza pesante, però insomma sono abbastanza deluso dall'atteggiamento della squadra dopo il gol del 2-1, perché insomma invece di provare a spingere, provare a chiudere la partita, il Pescara si è completamente fermato. Io credo che insomma questo sia un grosso limite del Pescara, soprattutto un limite quanto riguarda la mentalità, perché era già accaduto in precedenza, insomma, che con l'uomo in più il Pescara non è riuscito a chiudere la partita. Io ho sentito alcuni commenti post gara dei diretti protagonisti che parlavano anche delle assenze di Bjarnason e Memushai, creandosi quasi un alibi, dicendo insomma mancavano questi due giocatori, siamo andati in difficoltà. Vedendo la partita credo che non è andata assolutamente così, credo che questa squadra, quando vengono a mancare meno alcune certezze, vada in tilt, ed è quello che è successo. Ecco, come scelte iniziali ci potevano stare Zuparic spostato più avanti a fianco a Brugman e l'alternarsi di Politano e Zampano sulle due fasce. Sì, sono scelte che ci potevano stare. Io mi domando, anche chiaramente col senno del poi, tutti siamo più bravi poi a fare le analisi, però mi domando perché insomma non provare a rimettere Selasi a centrocampo, che finora bene aveva fatto, lasciando comunque Zuparic in difesa. Se andiamo a rivedere l'azione del gol, sì che Fornasier ha salvato su Catellani nel primo tempo, ma nell'azione del gol è Fornasier che va comunque, che dimentica il giocatore dello Spezia, che poi è andato in gol. Io credo insomma che qualcosina poteva essere vista, però ribadisco, a prescindere da tutte le disquisizioni tattiche e tecniche, credo che a questa squadra nel momento di difficoltà, ma anche insomma un po' di coraggio e un pochino più di convinzione anche. Credo che anche questo derivi anche dall'atteggiamento che spesso e volentieri il Pescara ha in campo, ma anche io sento anche alcune dichiarazioni sempre molto soft, molto pacate. Non vedo tutta questa carica, questa verve, tutto questo entusiasmo all'interno del gruppo. Cioè, ti riferisci alle dichiarazioni dei protagonisti, giocatori, allenatori, dirigenti? Sì. Ecco, c'è anche da dire che comunque la formazione spezzina ha dimostrato di essere una delle più quotate nel giro playoff, a prescindere adesso dalla prestazione del Pescara. Io credo che fare punti alla Spezia sia difficile per tutti, il campo è stretto, è piccolo, la gente è a ridosso, comunque il pubblico è a ridosso del rettangolo verde, credo sarà difficile per tutti, però insomma ritrovarsi con l'uomo in più, andare in vantaggio, farsi recuperare, insomma, un po' di amare in bocca c'è. Lambertini, tu invece non so se hai visto la partita, cosa hai da dire come lati positivi e lati negativi di questa prestazione? Probabilmente manca un vero leader in questa squadra, il giocatore che nei momenti insomma di difficoltà riesce a trascinare gli altri, però tutto sommato io credo che insomma, l'obiettivo minimo di questa squadra in questo momento è alla portata, quindi. Però non si stanno perdendo tante occasioni? Ma intanto con tutte queste occasioni sta lì, e quindi per il momento va bene così. Anzi, mi volevo proprio riallacciare a questo discorso qua, perché proprio a me mi è successo, cioè io dico che l'allenatore deve essere lasciato in pace e deve lavorare serenamente, perché ogni volta si sente sempre alla minima difficoltà la messa in discussione dell'allenatore, va via, viene quello, viene questo. In questo momento il Pescara Questo tasto non è stato più toccato negli ultimi tempi, vabbè, ma tanto è sempre lì, vaga nell'aria, sempre vaga. Io dico, lasciamo lavorare l'allenatore, anche perché l'obiettivo minimo che si è chiesto a questo allenatore è il playoff, e in questo momento ci sta.
Vi dico questo solo perché a me è successo proprio un episodio analogo, proprio quando giocavo a Brescia, era l'allenatore della Reia, e dice, sui giornali ogni giorno usciva il nome di questo allenatore, di quell'allenatore, di questo allenatore, finché noi squadra insieme al presidente siamo stati costretti quasi a fare le smentite di tutte le voci sui giornali. È successo che l'allenatore si è salvato, Reia, l'anno dopo ha vinto il campionato, per dire, io dico in questo momento... ritieni che ci siano critiche eccessive, si è creato un clima di esasperazione? Sì, ma le critiche ci possono essere, però in questo momento che vogliamo dire? Siamo nei playoff, di che vogliamo parlare? Infatti in questo momento nessuno o quasi sta dicendo nulla a Baroni. Non ci dimentichiamo che le critiche a Baroni per mesi e mesi e mesi, intanto il Pescara stava nel cosiddetto lato di destra della classifica, stava molto ma molto vicino ai play-out, e l'atteggiamento nelle scelte, certo, di Baroni, nel lavoro di Baroni, dava adito a più di una critica, perché se volessimo criticare oggi, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa quando ero seduto dall'altra parte, io credo che ha giocato una partita, Vittorini è andato bene, dopodiché Vittorini non c'è più. Ma lui si riferisce a Perletta, perché già immagino che Perletta mette il carico su Sì, Baroni. Simone, mette su. Giustamente stava parlando Luigi. Sergio Mancini. Selasi, di colpo adesso non c'è più. Ma queste non sono ci critiche, sono però. Delle scelte, ci sono delle scelte. Io mi auguro che il Pescara, tutti si augurano che il Pescara vada ai playoff, e poi ai playoff, bacchetta magica, li vinci e si va in Serie A. Benissimo, ma troppe volte le scelte, il modo di fare, di lavorare di Baroni ha dato adito a qualche critica. Poi certo, quando arrivano i risultati... Anche adesso. Però adesso, bene o male, ci sono questi risultati, perché tutto sommato pareggiare alla Spezia e Pescara non mi sembra che... Poi tu, Vincenzo, conosci bene Pescara, ti ricordi anche che l'anno di Decagno, quando non si andò in Serie A per un solo punto e tu eri un po' tra i protagonisti di quella squadra, sai che l'allenatore non rientrava nelle grazie della tifoseria, però tutto sommato poi alla fine sfiorò quella mitica promozione, no? E dopo Pescara ha fatto anche una buona carriera, quindi insomma... No, ma io non sono matto. Posso intervenire? Sì. Però io credo che bisogna anche fare un po' un'analisi più approfondita. Se riavvolgiamo il nastro, torniamo all'ultima sconfitta, la sconfitta di Latina, Enrico Ceri, io c'ero a Latina. Dopo la partita di Latina, insomma, la dirigenza è uscita chiaramente allo scoperto dicendo così non va bene, bisogna cambiare. Addirittura c'è stata anche una dichiarazione, dice, è auspicabile anche un cambio di modulo. Io adesso mi domando a chi è stato allenatore, a chi fa l'allenatore, a chi è stato un ex giocatore. Se, quindi a Vincenzo, se, gli le, prime, se le prime avvisaglie, cioè se prima arrivi avvisi di burrasca, li hai dal, tra virgolette, dal fuoco amico. Io non mi domando come poi la piazza, l'ambiente, ma lasciamo perdere la stampa, io parlo proprio di ambiente in generale, tifoseria, città, il tessuto sociale debba rispondere a certe situazioni. Io credo che sia fin troppo riduttivo e semplice, a volte anche abbastanza fuorviante, sparare nel mucchio e dire no perché l'allenatore viene sempre messo in discussione. Io credo che nell'ultima fase del campionato del Pescara, e mi riferisco all'ultima sconfitta di Latina, credo che sul banco degli imputati Baroni sia stato messo direttamente dalla società, e non credo assolutamente che sia stato messo dai tifosi e dalla stampa. Beh, ma già c'erano le critiche, sì, anche Roventi prima di quell'uscita. Però bisognerebbe fare un'analisi più approfondita e non superficiale, perché così siamo tutti possiamo dire una cosa del genere. Ma secondo me non si può ridurre tutto al criticare o continuare a criticare l'allenatore del Pescara in questo caso, perché poi... io parto dall'assunto che ogni allenatore è ciò che è sempre stato, esatto, e che sempre sarà. Sono quindi d'accordo. Partiamo da questo. No? Partiamo da questo. Intanto per quanto riguarda la Spezia, non so se sono uno dei pochi, io ho il bicchiere in mano, in questo caso lo vedo mezzo vuoto per quanto mi riguarda. Però guardando la classifica io non sono d'accordo. No, però ti spiego perché. Lo vedo mezzo vuoto in questo caso, col pareggio di La Spezia. Perché? Perché abbiamo visto un po' tutti la partita. Perché tu hai giocato intanto contro una squadra che era in 10 per tutto il secondo tempo, sei stato raggiunto due volte, eri in vantaggio due volte, sei stato raggiunto da due calci piazzati, male antico della difesa del Pescara, un calcio di punizione e un calcio d'angolo, hai avuto l'opportunità
di asfaltare lo Spezia nel secondo tempo, perché l'hai avuta questa opportunità col potenziale che ti ritrovavi e anche per come si era messa la partita e per le scelte che ancora non aveva fatto Bielizza con le sostituzioni in campo. Questa possibilità, un po' per sfortuna, un po' non so per che cosa, forse per il solito timore, la solita paura, non l'hai sfruttata. E allora perché mezzo vuoto? Perché comunque tu in classifica avevi e hai 2 punti in meno dello Spezia. Hai perso lo scontro diretto all'andata in casa, se non ricordo male. Quindi in caso di arrivo a pari punti per i play-off sarebbe comunque favorito lo Spezia. E potevi, cioè alla fine voglio dire, hai recuperato solo un punto nei confronti di Sergio, però ti Avellino, chiedo, questi Vicenza, discorsi li avremmo fatti anche se fosse entrata quella palla di Melchiorri? No, certo che no. Non li avremmo fatti. Io parlo di atteggiamento, siccome stiamo parlando di atteggiamento, sì, della squadra. Ma io ti sto parlando infatti di atteggiamento. Ok. Perché resto uguale il giudizio anche se si andava sul 3-1, perché sì, quella perché è stata una svolta nel primo tempo, nella prima mezz'ora del primo tempo, il Pescara ha avuto il classico atteggiamento di una squadra che aspetta, anche perché se non, non so, c'è Lambertini che ha giocato una vita a calcio, continua a farlo, adesso fa giocare gli altri, fa giocare i ragazzini, però comunque in campo nel Pescara all'inizio della partita abbiamo visto 6 difensori di ruolo. Adesso lascia perdere che Zuparic è stato messo a centrocampo vicino a Brugman, sì, o poco dietro, che Zampano ha fatto l'esterno alto a sinistra e poi a destra invece di fare l'esterno basso, però di fatto erano 6 difensori di ruolo. Questi 6 difensori di ruolo hanno interpretato la partita, almeno nel primo tempo, come la potevano interpretare 6 difensori di ruolo. Tant'è vero che Zuparic per gran parte del primo tempo, se non tutto, tranne un paio di sortite, è quel tiro che è stato deviato a fil di palo dal portiere. Non è la prima volta che Zuparic si trovava, spesso si è venuto a trovare al limite dell'area di rigore del Pescara tra Fornasier e Salamon a fare il terzo centrale difensivo. E Zampano sì che le progressioni le fa, come faceva anche Lambertini dalla sua parte. Insomma, però Lambertini era migliore. Ho capito. Però comunque se giocava Lambertini, tu dicevi che comunque era sulla linea dei difensori. Però no, c'era questa emergenza, non era una... D'accordo, sì, c'era l'emergenza, però ci sono anche delle voluta, soluzioni. No? Prima Luigi diceva di Selasi, quello che si è avuto la varicella, tutto quello che vuole. Però ci sono anche altri ragazzi che sono, fanno parte, che erano in panchina, anche sabato, i famosi ragazzi della primavera di Massimodo, di cui stanno parlando in tanti e che molti vorrebbero già la prossima stagione. Perché i cambi non hanno dato nulla. Esatto, in una prima squadra. Cioè, ci vuole anche un po' di coraggio. Quel coraggio che viene sbandierato, in questo caso, dall'allenatore durante tutta la settimana, perché... Io l'anno scorso a Lanciano io ho visto 17 partite dallo stadio in casa del Lanciano e seguivo abbastanza anche durante la settimana il modo di lavorare di Baroni, e su questo assolutamente penso che sia un allenatore molto all'avanguardia, perché durante la settimana è impeccabile. Però poi ci sono allenatori che durante la partita devono rispondere Luigi in un certo modo alle sollecitazioni. Luigi sottolineava che dopo Latina ci sono state delle dichiarazioni da parte dei responsabili della società se con il Catania il Pescara non avesse vinto, Baroni sarebbe stato esonerato. Cioè, non c'è io nessuno. Non penso. Sì. Io sì, io non sono certo. Però adesso valutiamo quello che sta accadendo. No? Dopo Latina ci sono state delle dichiarazioni. È anche vero che in momenti particolari la società ha salvato Baroni, mi riferisco a Brescia, mi riferisco anche dopo la sconfitta con il Carpi. Ecco, tu, Vincenzo, che idea ti sei fatto? C'è piena fiducia, a prescindere dalle dichiarazioni che si fanno pubblicamente? Ma sicuramente, più volte è stato messo in discussione l'allenatore, ma sembra tutt'oggi l'allenatore del Pescara, quindi soprattutto ha avuto il merito di creare un buon gruppo, anche quello è stato sul coraggio della scelta sicuramente. Però questo è il passato. Sì, ma infatti attualmente io ripeto, io batto sul chiodo sempre sullo stesso discorso, cioè in questo momento l'obiettivo minimo ci stiamo dentro e teniamocelo stretto, voglio dire. Allora, sentiamo Fausto per lei. Hanno messo in discussione Baroni. Chi è che ha messo in discussione Baroni? No, in generale. Cioè l'abbiamo messo in discussione noi. Noi l'abbiamo nelle varie trasmissioni. L'hanno messo in discussione i tifosi, gli sportivi che vanno allo stadio. Forse qualche dirigente, però il presidente del Pescara, tale Daniele Sebastiani, non ha mai messo in discussione. Dopo la partita di Latina, quello scifo, gli si girano i cosiddetti e fa l'uscita che fa, come la fanno tanti presidenti, come tantissimi ieri, oggi
nella storia, e li faranno pure domani. Ci sono presidenti che arrivano a un certo punto del campionato che chi prima, chi dopo magari va forse anche oltre. Lo chiedo a Luigi, a questo punto è andata meglio così, e per Baroni e anche per il Pescara, se vogliamo. Sì, sicuramente, per come stanno andando le cose, sì, nel modo più assoluto. Io un'altra qualità che riconosco a Baroni, lui è un grande incassatore. Lui, insomma, ha saputo incassare bene i colpi anche abbastanza pesanti. Però a questo punto della stagione sono d'accordo con Lambertini, quando dice adesso siamo in ballo, balliamo. Però chiaramente pescare è questa. Certo. Tu ci hai giocato, sai com'è. Forse è meglio averle le pressioni che non averle. Fausto, sì. È un'occasione, un momento per riconoscere qualcosa a qualcuno, no? Allora, se il tecnico è rimasto e ha avuto ragione di rimanere, forse la società ha avuto anche ragione di farlo rimanere. Ci sono stati dei momenti estremamente critici in quest'anno, no? Mi ricordo il pareggio con Lanciano a tempo scaduto, credo che ci sia stato un momento anche di rottura all'interno della società, c'è stato un grosso imbarazzo nei confronti del tecnico. Adesso stiamo dietro alle voci, cioè se lo sai perché eri lì. Si è sentito l'odore, insomma, l'odore di forte bruciato. No, sempre queste situazioni. Però poi è rimasto. Io quello che dico, allora, ascoltate, io vi ho ascoltato con grossa attenzione e questo... No, chiedo scusa, però... Qui anche per il rispetto dei ruoli, se è un giornalista che mi dice ho saputo questo, poi il tifoso, lo sportivo raccoglie le voci, se stiamo dietro a tutte le voci, bruciato da morire, no. Bro, insomma, è una mia sensazione, okay. Sei stato lì proprio vicino all'imbarazzo, diciamo, no? Ora, io non volevo dire questo, mi ero preparato un intervento già da ieri, quindi... Allora, io volevo dire questo. Questa è la quinta trasmissione, quindi nei vari momenti abbiamo avuto modo di osservare l'andamento di questa squadra. Sì. Allora, all'inizio è stata una tragedia, no? La risposta è che questa tragedia era frutto di un grande cambiamento, troppi giocatori nuovi, il tecnico nuovo. Poi nel tempo la squadra è migliorato anche l'assetto in campo. Adesso stiamo arrivando alla fase finale. Sono arrivati anche i risultati. Nel frattempo si è criticata la società, che aveva comprato 200 giocatori scarsi e via dicendo. È vero o no? Mi sto sbagliando? Sono stati dei momenti anche... Alcuni hanno criticato la società. Ah, boh. Vai. Quindi, sono stati anche dei momenti di contro la società, contro l'allenatore, contro i giocatori, contro il pubblico. Una parte del pubblico ha preso delle posizioni. Il tempo è passato, no? Oggi si comincia a tirare qualche somma, mancano 9 partite, mi sembra, sì, che siamo alla fine. Allora io vedo che l'allenatore invece è stato in gamba, perché sta ancora sopra il cavallo, anzi, tiene proprio bene le redini di questo cavallo. I risultati ci sono, il Pescara è già nei playoff, Lambertini, no? Giustamente diceva che i risultati ci sono. Se finisse oggi il campionato, il Pescara fa i playoff. Qualche partita fa abbiamo anche sognato la possibilità di andare direttamente in Serie A, mi sbaglio? Sì, ci siamo. Siamo stati anche un pochino sfortunati in un paio di occasioni, Vicenza... No, è tutto vero, Fausto, quello che stai dicendo. Attento, allora, cosa voglio dire io? Però che noi abbiamo sempre argomenti per poter criticare. Non sembra che questa squadra stia arrivando ad un traguardo importante, perché sì, se questa perché squadra il pubblico pescherese a fine campionato pubblico... si piazza terzo o quarto in classifica, ha ottenuto un gran risultato, ma non perché abbia espresso chissà quale tipo di calcio, perché ha raggiunto un obiettivo mai facile da raggiungere, può essere anche la squadra più votata. Sono tanti giocatori nuovi, tecnico nuovo. E allora perché non si sta caricando questo ambiente? Ma perché noi durante perché il campionato... Perché non è la prima volta che capita. L'hai ricordato tu prima. Io c'ero, l'anno di De Cagno. Come se non c'ero? C'eravamo tutti. Qualche, esatto, anche con qualche collega ho avuto violente verbalmente. Quindi in questo sbaglia l'ambiente, perché a non capire il momento? Ma non lo so, perché forse ci risiamo al solito discorso, se non c'è il 4-4-3, se non c'è qualcosa di bello da vedere, 4-3-3, il 4-3-3, scusa. 4-3-3 si fa giocare anche là. Esatto, 4-3-3 evidentemente non va bene, perché l'anno di De Cagno è una critica continua nei confronti di De Cagno, no? E poi andò a finire, come andò a finire? È così, Vincenzo? E quest'anno è la stessa cosa. Noi facevamo il 4-4-2, quindi. Guarda, e quindi non piaceva.
Ma non è vero, perché? Beh, non c'era un entusiasmo, io me lo ricordo. C'erano al massimo 9-10.000 persone. Pescaro non giocava bene, solo l'ultimo in casa con la regia. Cosa, lo spettacolo è un'altra cosa. Non condivido, perché noi quell'anno là, di pubblico, noi quell'anno là abbiamo fatto 10 vittorie fuori casa, quindi non condivido proprio quello che sta dicendo. No, ma i risultati erano eccezionali. Le prestazioni erano delle grandi prestazioni, perché abbiamo vinto su campi importanti, non ultimo Torino, vincevamo Torino. Sì, no, sto dicendo che il pubblico non rispondeva ai risultati, non era proporzionale l'entusiasmo. Io che stavo dentro comunque, cioè, sentivo il coinvolgimento. Si parlava di entusiasmo e di entusiasmo dell'ambiente, di credere in quella squadra. E senza voler fare Luigi, nomi tu lo ricordi quel campionato, allenatore tifoso, sì, ma io infatti però vorrei anche ricordare una cosa. In quel periodo non andava tantissima gente allo stadio, nonostante il grande campionato. Il Pescara si sta giocando qualcosa di importante adesso, qualcosa insomma che potrebbe diventare veramente bello tra qualche settimana, ma allo stadio, a prescindere dalla partita, lasciamo perdere la partita di Bari e la partita con il Lanciano, il Pescara ha una media spettatori di 6.700-6.600 spettatori di media, quindi diciamo che non è nei primissimi posti della Serie B, vuol dire che qualcosa, a parte lo zoccolo duro degli ultra della curva nord, il tifoso medio si è anche un po' disamorato. Ma in generale, secondo me, Di Marzio, che le persone si sono disinnamorate un po' del calcio. Sì. Ma no, non è così, perché però, a Salerno c'è un gran pubblico. Ma Salerno è 300.000 abitanti, Enrico, c'è un'altra storia. Ma anche Avellino non penso che sia una... Ma dai, su, nell'ambito nazionale, Pescara è una piazza importante, l'ha dimostrato sempre. È vero che in casa non hanno offerto grandi prestazioni, probabilmente proprio la tipologia di squadra, di come è impostata, che è una squadra... Io voglio chiedere una cosa a Francesco Di Francesco, visto che lui è sempre spassionato nei giudizi e nei pensieri a proposito del Pescara, no? Allora, la domanda che ci stiamo ponendo è, facendo un raffronto con 15-20 anni fa, però parliamo di marzo 2015, la domanda è: perché non c'è entusiasmo nonostante il Pescara abbia 48 punti in classifica dopo 33 partite e sia pienamente in quota playoff? Allora, Francesco, la domanda è... Sì. Non c'è entusiasmo, ma io ti voglio chiedere, secondo te questi 48 punti in 33 partite costituiscono l'obiettivo minimo, possiamo considerarlo l'obiettivo minimo del Pescara di quest'anno visto l'organico, o è già un obiettivo massimo? Una volta che rispondi a questo, penso che ci possiamo spiegare. No, dopo, io sono d'accordo. Dopo, Sergio, ma non lo dico scherzando, ti faccio venire qui e mi metto lì, però facciamo pure questa prova. No, davvero. Ti prego, almeno stasera almeno stasera dopo lo facciamo. Francesco, rispondi. Secondo me è l'obiettivo minimo, perché il Pescara poteva tranquillamente avere, non lo so, quanti punti in più e fare meglio. Perché io pure con questa favola, e concludo velocemente, l'allenatore nuovo, la squadra nuova, troppi giocatori nuovi a gennaio e ci vuole tempo, lo dicevo pure l'altra settimana, ci vuole tempo, i giocatori si devono conoscere, bisogna formare il gruppo, bisogna qua, la storia è piena di situazioni come quelle del Pescara, di tanti volti nuovi e di campionati molto migliori di questo, ci sono anche molti casi di campionati peggiori, secondo me, ripeto, è l'obiettivo minimo il Pescara, e quindi anche questo. E allora non sarà per quel motivo? Ma può essere quello, ma un po'. Allora ti faccio velocemente, se un gruppo, magari X spettatori non vengono per quel motivo, X perché c'è Sky, X perché magari sono disamorati, un altro gruppo, un altro numero, e possono essere 100, 200, perché tutte queste polemiche, un altro 200, 300, vabbè, perché indubbiamente si è capito il senso. Pescara non è indusivo. Tornando all'aspetto tecnico, tattico, Luigi, quali ritieni invece che siano le pedine fondamentali di questa squadra? Quali di Baroni non può fare a meno, ad esempio per caratteristiche Bjarnason, Politano, lo stesso Melchiorri ovviamente. Melchiorri, ci metto anche Memusciai, infatti Memusciai è già tornato a Pescara, Bjarnason rientrerà domani. Giocherà? Domani notte, sì, giocheranno tutte e due dal primo minuto, a meno che non ci siano di mezzo in ballo infortuni, ma Baroni tornerà insomma a giocare con Bjarnason e Memusciai, calcolando che Bjarnason giocherà domani pomeriggio alle 6 contro l'Estonia in amichevole, mi risulta però che dovrebbe andare in panchina e non essere utilizzato,
Tra l'altro il Pescara ha provato anche a fare una manovra particolare con la federazione islandese di far rientrare Bjarnason prima, cioè oggi, però c'è arrivato il diniego da parte della federazione islandese perché la Premier League gioca venerdì e quindi se Bjarnason tornava a Pescara poi si innescava insomma una serie di reazioni a catena di altri giocatori, quindi credo che Bjarnason e Mimoucher sono due giocatori imprescindibili per Baroni, come lo è anche Politano. Chiaramente Politano è il giocatore che è stato di più in campo, credo che abbia saltato una sola partita per squalifica, però è anche abbastanza secondo me cotto, se così possiamo. Poi non è in ottime condizioni anche fisica, ha avuto un problema. Etichettato. E poi Melchiorri per le sue caratteristiche. Salamon, io penso che Salamon, Memusciai, Bjarnason e Melchiorri siano imprescindibili. Siete d'accordo Lambertini, Mancini, scusami Francesco, sì, che ne è in pubblicità. L'ossatura imprescindibile in questo finale di campionato. Fausto? Io aggiungerei una coppia centrale, Salamon e Zubaric, secondo me. Quella è la coppia ideale, per me, su questo siamo tutti, sicuramente siamo tutti d'accordo. Molto velocemente, e se ne mancano uno, due o tre, si va in tilt? Questo è che non è vero. Una rosa ampia. Chi lo dice? Lui sta spostando un'altra volta Zubaric. Si adattano gli altri, si adattano. Ah, va bene. Zubaric nel ruolo che ha giocato sabato ha disputato delle ottime partite. Per una settimana ci gioca Caprari, che poi va bene. Perché mancava anche l'alternativa Gessa, però lì mancava anche l'alternativa Gessa. Sì, ho capito, ma stiamo parlando di una squadra che tutti quanti hanno detto, dirigenti e allenatori, abbiamo due giocatori per ogni ruolo. Bravo. Due giocatori per ogni ruolo, poi che erano squalificati tutti e due. Una a destra e un'altra a sinistra. No, tutti e due a destra, Politano e Gessa. Talvolta manca il coraggio e vengono adattati altri. Che spesso siamo troppo criticoni, andiamo a vedere il difetto. In realtà poi le scelte di Baroni, nel senno del poi, sono positive perché ha fatto una scelta giusta quella di Zubaric. Io criticavo per esempio che Gaston Brugman non prendeva spesso posto in squadra. Poi ho capito che stava fuori forma, perché le prime partite che ha giocato non ha fatto delle splendide. Allora, partite. Andiamo da Andrea Costantini, perché tra poco parleremo anche di mercato, proprio per la notizia che oggi Luigi Di Marzio ha pubblicato sul Centro, questo interessamento per il tuo Lapadula, quindi vediamo se ci sono stati sviluppi in giornata. Intanto leggiamo qualche considerazione con Andrea Costantini. Ok, possiamo andare, intanto sempre 0-0 a Benevento tra le nazionali di Italia e Serbia Under 21. Possiamo andare con i messaggi. Un brutto errore non cancella una grande partita e una super stagione, caro Melchiorri, non pensarci più sotto col Brescia. Ancora? Sì. Poi Maurizio, ce la fai a rivedere quell'azione perché è stata davvero clamorosa. Non sia mai attaccare, se stai 11 contro 10 tiriamoci dietro, no? Tiriamo fuori più personalità, mister. Avanti. Sei ironico. Meno male che il Perugia non ha vinto, ma Bari e Lanciano risalgono. Sentivo parlare di secondo posto, ma qui neanche i playoff sono certi, attenzione. Vedi che c'è sempre la paura di non farcela, questo scetticismo. Dice la matematica, che buonasera, togliere il sindaco e Politano è stato un autentico suicidio. Lo Spezia ha preso coraggio e la squadra si è completamente ripiegata su se stessa. Temo per la tenuta psicologica di Baroni in questo finale di campionato. Sotto questo aspetto non ha problemi Baroni, perché è un grande incassatore. No, facciamo un raffronto. D'accordo con Lambertini, sempre contestazione per l'allenatore. Si vince ed è merito dei giocatori, si perde colpa di Baroni. Ma no, avanti. No, è d'accordo con Lambertini. Con Lambertini sì, ma qua mi sembra che da molte settimane a questa parte siamo, pur con i dubbi che ci possono stare, stiamo dando i giusti meriti a Baroni, ci mancherebbe. Se poi non sappiamo parlare, ancora un paio, Andrea. Va bene, vediamo. Lo stile di gioco dello Spezia mette in difficoltà chiunque, anche se sono in 10. L'unica vera pecca, le palle inattive. Bisogna essere più attenti, come sul secondo gol preso. Evitabile anche il fallo di Rossi a fine primo tempo. Fuori casa non si può vincere sempre. Abbiamo fatto faville in trasferta finora. Pensiamo a fare meglio in casa. Ancora. Se il Pescara non sale il prossimo anno avrà la coppia d'attacco del Teramo Donnarumma alla Padula? Ne parleremo tra poco. Allora andiamo in pubblicità, non so se Valerio De Carlo è in postazione, torneremo da lui dopo il primo stacco, quindi sono le 21:35 minuti, il primo blocco pubblicitario, poi torneremo in studio, tra poco.
Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Ore 21 e 41 minuti, allora ripartiamo da forzapescara.com. Valerio De Carlis, qual è l'umore dei tifosi? Allora Enrico, dopo il pareggio della Spezia, ovviamente sul nostro portale ne hanno parlato in tanti, c'è chi lo ha preso bene, c'è chi invece ha del grosso rammarico viste il vantaggio dei giocatori 11 contro 10, però si guarda già in ottica futura. Enrico, ti voglio leggere questo post che magari può essere pure argomento di discussione in studio. 1936 per sempre dice: la cosa che mi fa imbestialire è che il prossimo campionato ci ritroviamo punto e a capo, molti giocatori vanno via e Baroni non si sa se rimane. Ad esempio, a me il mister non mi fa impazzire, ma credo che sia meglio avere una continuità tecnica che prendere ancora una volta un nuovo mister e affidargli un gruppo di giocatori ex novo. Vabbè, queste sono valutazioni che fa il tifoso, perché non è detto che poi la squadra
venga cambiata di molto, non si conosce ancora il futuro, quindi è inutile fare discorsi in questo particolare momento del campionato. È vero che sì, è vero se che fai i play-off e fai è bene vero che ai play-off. Il mercato tiene banco durante l'anno e proprio in giornata Luigi sul suo giornale sul centro ci ha fatto leggere questa notizia dell'interessamento del Pescara per la Padula, perché ha parlato con il suo procuratore, no Luigi? Sì, il suo agente chiaramente ha cercato di smentire questa cosa, però il Pescara è forte sulla Padula, insomma sono stati fatti dei sondaggi, poi bisognerà vedere anche come verranno incastrati alcuni rapporti, perché l'agente di La Padula non è un agente qualsiasi per il Pescara, perché il primo collaboratore è dell'agente di Maniero, nonché insomma che fa parte dell'area Gea, che ha ottimi rapporti con il Pescara. Io credo che questa operazione potrebbe andare in porto, però bisognerà vedere innanzitutto cosa farà il Teramo, cosa farà il Pescara in primis, e poi bisognerà capire quali società ci sono sulla Padula. Io un paio le so, una me ne stava dicendo prima Francesco durante lo stacco pubblicitario. Ecco, ricordiamo che la Padula è di proprietà del Parma. Parma, sì, però il Parma che insomma sì. Sappiamo tutti che cosa sta succedendo a Parma. Gli agenti hanno chiesto sia al Tribunale ma anche al Consiglio, anche in Federazione, la rescissione anticipata di anticipare la rescissione del contratto di La Padula. Il suo agente dovrebbe essere a Teramo giovedì, ma Francesco mi dice che potrebbe arrivare anche un po' prima. Il Pescara è forte, è un pallino di Giorgio Repetto, nonostante lui abbia smentito questa cosa, ma è lui che vuole fortemente la Padula. Finora il Pescara non ha fondato i colpi proprio perché con il Teramo c'è un grandissimo rapporto di collaborazione e quindi hanno preferito non insistere. Però il Pescara è forte, è forte sulla Padula e secondo me potrebbe anche riuscirci insomma con un contratto triennale, perché questa si tratta su queste basi. Chiaramente essendo un giocatore svincolato il suo entourage farà ecco in questa operazione potrebbe rientrare anche Donnarumma. Non so, faccio un'ipotesi, Donnarumma secondo me ci divertiremo, perché ci divertiremo tra virgolette, perché Donnarumma è stata un'operazione messa in piedi dal Teramo, sì. Poi confezionata dal Pescara federalmente, quindi poi bisognerà anche vedere quest'estate cosa succederà. A me tra i due piace più la Padula, Donnarumma è un grandissimo giocatore, anche qui facciamo attenzione perché Donnarumma è gestito da Martone, che è il primo collaboratore del fratello di Mino Raiola, che gestisce il giocatore, che ha grandissimi rapporti col Pescara e con Daniele Sebastiani. Quindi tutti questi equilibri poi, tutte queste dinamiche dovranno essere poi ben collegate tra loro. Sergio sorride perché? Ci stavamo guardando con Fausto mentre parlava Luigi. Il futuro sarà questo. L'anno prossimo il Pescara vince il campionato e va in Serie A. Sarà allenato da Zeman. La coppia d'attacco. Cioè, Baroni vince il campionato e va via secondo te? Cioè, cosa è fantacalcio? Non è che se ne va da solo, ma in Serie A non crede che rimane Baroni. Secondo me, tutto il rispetto. Quello che stava azzardando poco fa Francesco Di Francesco, che l'ho intuito, quello che voleva dire, secondo me accadrebbe il contrario. Cioè, se il Pescara dovesse andare ai play-off e restare però in Serie B, Baroni non sarà sicuramente l'allenatore del Pescara il prossimo anno. Se il Pescara dovesse andare in Serie A, Baroni sarà sicuramente l'allenatore del Pescara. Già sono due versioni completamente diverse. Io non sono d'accordo. Io sono convintissimo. Io penso che comunque non sarà. Perché il Baroni pensiero si adatta molto. Io non so se Luigi sta per dire quello che dico io. C'è la terza soluzione. Il Pescara fa i play-off, non vai in Serie A perché magari perdi la finale. E Baroni resta in Serie B con il Pescara. Baroni se raggiunge il playoff ha raggiunto il suo comunque obiettivo, sembra viva, no? Zeman però basta. Sembra viva Zeman ma va basta. Ma scusa, ma perché non posso pensare che l'anno prossimo in Serie A il Pescara possa avere Zeman? Non è una critica, è un sogno interrotto. Ma siamo d'accordo, per come la vedo io sembra viva Zeman però punto a capo basta. Ma sono due o tre volte che mi tradisci, è come quelli che dici te la do una volta, io te la do, però non andare in giro a dire che te la do e tu mi tradisci e allora devi crepare. Vincenzo, però non siamo concentrati sui playoff.
No, perché ci sembra in ballo l'allenatore, i giocatori, l'allenatore. Arriviamo. Ma che dobbiamo fare? Mi dà dei pre-off, ci facciamo e dopo vediamo che succede. Una parentesi che ci sta bene. Anche perché voi... di altri discorsi. Perché in campo non ci andiamo noi, quindi. In campo ci sono dei giocatori e allenatori che devono pensare ai playoff. Luigi, dicevi invece in riferimento a quello che diceva Sergio? Io non sono d'accordo, perché io, a me risulta insomma che non so se direttamente Baroni sia rimasto anche un po' deluso da una cosa, nel senso che a febbraio il Pescara poteva far valere il diritto tra virgolette di rinnovo del contratto di Baroni anche per il prossimo anno. Questa cosa non è accaduta. Se ascoltiamo le dichiarazioni dei dirigenti, mi viene da pensare insomma che Baroni possa rimanere anche il prossimo anno. Io francamente non sono così fiducioso. No, il mio era solo un discorso qualora calcistico. Anche dipende però dal risultato finale. Eventualmente se si raggiungono i playoff dovrebbero salire le sue percentuali di permanenza, no? Dici io di no? No, non la vedo così. Io che c'è in mente Sebastiani, ovviamente non lo so. Quali possono non essere nessuno, le delusioni o il resto o i momenti di felicità di Baroni? Nemmeno Baroni deve baciare la terra che calpesta Sebastiani, perché con un altro, con chiunque altro, Sebastiani avesse detto vabbè, decidete voi, e per voi intendo gli altri dirigenti, Baroni stava a casa da tanto tempo. Secondo me è un discorso calcistico, perché se vai in Serie A il profilo di Marco Baroni è il profilo adatto di un allenatore che può fare il tecnico di una squadra che si deve salvare in Serie A. Perfetto, io sono convinto di questo. Comunque, prima di fare discorsi futuristici, tornando alla realtà, la Padula e Donnarumma ci riteniamo noi in prestito dal Pescara. La Padula e Donnarumma secondo te resteranno? Difficile pure questo. Vabbè. 9 giornate di campionato, sai perché è difficile? Perché ci sono tre società di Serie A che hanno aperto il discorso per la Padula, Atalanta ed Empoli. Capito? Però io non mi fossilizzerei solo sulla Padula, perché il Pescara si sta muovendo anche su altre cose, cioè stanno seguendo due giocatori del Bassano Virtus, sono proprio due giovani, se così possiamo definire, due 90, Federico Furlan e Simone Iocolano. Sono altri due ragazzi che vanno a scadenza, quindi sono due occasioni da poter cogliere. E poi due Ascolani, giusto? Come? I due Ascolani dell'Orco e Cinaglia, però qui secondo me sarà un pochino più difficile arrivarci. Credo che Cinaglia sia di proprietà dell'Ascoli, quindi è stato anche riscattato, non vorrei dire una sciocchezza. Allora, 9 giornate di campionato, 5 partite in casa, 4 in trasferta. Le trasferte saranno Frosinone, Avellino, Lanciano, Avellino e Varese. Per Frosinone pare che ci sia questa ipotesi, la possibilità di effettuare la trasferta per i tifosi del Pescara, anche se il Frosinone ieri non ha giocato con il Latina e quindi dovrebbe scontare, usiamo il condizionale perché non è ancora certa questa notizia, dovrebbe scontare la squalifica di due settori, delle tribune e dei distinti per i tifosi ciociari. Quindi vedremo cosa accadrà. Ma pensiamo alla partita con il Brescia, perché tutte le partite in B sono difficili, lo ha dimostrato anche ieri il Crotone a Perugia. Il Brescia ripresenterà Caracciolo, all'improvviso rispunta Caracciolo dopo tanto tempo. Quindi temi questo calendario che prevede 5 partite in casa e 4 fuori? Io assolutamente no. In settimana prenoterò il volo per vedere il Pescara. Per dove? A Varese. L'ultima partita a Varese. Sì, perché sarà secondo me quella decisiva per il passaggio in Serie A. Stai avanti. Sì, diciamo che alcuni risultati li do già per scontati. Insomma, come fa? Fa Pasqua questo Brescia o no? Cioè, infatti, il Brescia recupera Caracciolo, perde Benali per 3 giorni di squalifica. Sì. Quindi secondo me è un'assenza anche abbastanza. Ecco, come calendario, anche il calendario oggi è uscito sul quotidiano Il Centro. Sergio, quali sono i tuoi pensieri? Ma allora, intanto io per rassicurare da una parte, ma non totalmente, mi sono preso oggi la briga di andare a vedere, per curiosità, qui mi sono segnato su questo foglio, l'anno scorso, alla 33esima giornata di Serie B,
Marco Baroni allenava il Lanciano, mi direte, ok, è una cosa totalmente diversa il Lanciano e il Pescara. Però i raffronti si fanno. No, con le dovute proporzioni, i dovuti raffronti, sì. Il Pescara attualmente ha 48 punti in classifica ed è dentro i playoff dopo 33 giornate. Sì. L'anno scorso Marco Baroni sulla panchina del Lanciano, guarda un po', alla 33esima giornata aveva 48 punti ed era dentro i playoff. Sì. Un orologio svizzero. Sì. Poi tutti sappiamo come è andata a finire. L'anno scorso il Lanciano ha perso i playoff perché nelle ultime sei partite ha conseguito altrettanti pareggi. Però c'erano parabole diverse tra i due campionati. Ho capito, ma neanche tanto. Guarda, l'anno scorso alla 33esima era andato molto meglio del Pescara di oggi. Il Pescara ha recuperato punti nel giorno di ritorno. Sì, sì, ma facendo insomma così l'addizione tra il giorno di andata e il giorno di ritorno, questa era la curiosità. Il Pescara ha gli stessi punti che aveva il Lanciano con Baroni l'anno scorso alla stessa giornata di campionato ed era nella stessa posizione per i playoff. Tenuto conto che l'anno scorso, tra l'altro, alla 33esima il Palermo era primo con 66 punti, quindi il Carpi ci siamo, sì. Più o meno. Seconde erano Empoli e Cesena con 53. E adesso sì. C'è il Bologna che ne ha 56, sì. Però senza la penalizzazione. Però è una quota playoff più bassa. Quindi, rispetto allo scorso anno. Esatto, esatto. La quota playoff è un po' più bassa, però il secondo posto è a una distanza superiore confronto all'anno scorso. Quindi, in poche parole, la promozione diretta, meglio non pensarci, meglio pensare soltanto ai playoff. In più, l'anno scorso il Lanciano, sempre alla 33esima, in casa aveva vinto fino alla 33esima giornata 7 partite, sì. Ne aveva pareggiate 6 e ne aveva perse 4. Sì. In queste 7 e 6, 13 e 4, 17 partite casalinghe, il Lanciano aveva segnato 16 gol, la media di meno di un gol a partita in casa, e ne aveva subiti 14. Guarda un po' che ci sono ancora diverse analogie. Il Lanciano andava quasi meglio fuori casa che non in casa. Intanto sei stato bravissimo a ritrovare questi numeri, a sciorinare questi. Spero solo questi che il finale dati sia diverso. Appunto, però è preoccupante come lo stai dicendo. No, no. E la fine è, spero arrivo che il finale sia diverso. Mi presti la penna, per favore? Prego. Un secondo, no, dammi sì. Sto foglio, va, che mo ti scrivo che sì. Quest'anno il Pescara va matematicamente vai nei playoff. Allora, a proprio alla luce di questo raffronto, esatto, con quello del Lanciano. Zona playoff è più bassa rispetto allo scorso anno. Rendimento esterno sicuramente migliore per il Pescara. Vincenzo, 5 quando prove all'Adriatico 30. E 4 in trasferta. Insomma, scusa, finora abbiamo fatto tanto bene in casa. Scusa, mi auguro che anche la posizione, ci sia la svolta. Francesco, scusa, ci sia la svolta in queste ultime 5 partite, anche perché poi il tempo di recuperare non ce n'è più. Quindi io credo che l'allenatore con i giocatori siano consapevoli di questa occasione. Mi auguro e spero che non se la facciano sfuggire. Qua, al di là di tutte le critiche, stiamo parlando comunque di una squadra che da un po' di tempo a questa parte ha dato segnali di vitalità. Ora può essere... un attimo, perché c'è Andrea che ci sta ponendo una notizia. Andrea? Sì, sapete insomma di questo rinvio per motivi di ordine pubblico tra Frosinone e Latina. Il sindaco di Latina, attraverso un comunicato diramato oggi, si è scagliato contro questa decisione e chiede, come leggiamo qui dal titolo, la vittoria a tavolino del Latina per il Frosinone. Paradossale che sia un primo cittadino a interessarsi a no, fare questa richiesta, che c'è, però questo può essere un precedente pericoloso, cioè certo, che non si giochi perché i tifosi decidono di non giocare. No, Luigi, sono pienamente d'accordo. Non può essere un discorso, un discorso valido. La decisione è stata presa dal prefetto. Sì, ma sai perché l'ha presa la decisione? Ho capito, perché no, i motivi di ordine pubblico e sicurezza, sai quali erano? Che i tifosi hanno minacciato sommosse nel caso in cui la partita si fosse giocata con due settori che dovevano restare chiusi. Esatto. Hanno deciso i tifosi. Cioè, hanno deciso i tifosi, ha ragione. So. Cioè, non entravano nemmeno gli ultra in curva nord. Esatto, evidentemente il prefetto di Frosinone. Sì, ma se ci pensate un attimo, dopo giovedì meglio il Pescara guardi, giocherà a Frosinone. Il Pescara la prossima partita, oltre gioca quella Frosinone di giovedì, bravo, gioca a Frosinone e con questa storia giocherà con due curve, una del Frosinone e una del Pescara, perché saranno squalificate distinte le tribune. Quindi sarà un vantaggio per il Pescara questa posizione del Frosinone, perché si giocherà la partita alla pari. Torniamo. I tifosi del Frosinone come la prenderanno col fatto che... vabbè, loro sanno che devono scontare un turno, lo scontrano col Pescara e non lo scontrano col Latina, no?
Però anche qui potrebbero esserci problemi in ordine. Allora che fare? Frosinone non gioca più. Per ordine pubblico il Frosinone finisce il campionato. Senti Vincenzo, velocemente, non vi dimenticate. Ma scusate, ma che storia è? Anche questo, no? Come precedente, che storia è in Serie B dire chiudiamo due settori di uno stadio e solo le due curve restano aperte? Ma non facevano prima squalificare il campo e farli giocare in campo neutro una partita? Cioè, no? Beh, addirittura oggi è uscita la notizia di Ascoli, il presidente ha deciso di far entrare solo gli abbonati. Sì. Domenica prossima, quando giocherà giovedì, sta succedendo di tutto. Sì, ho capito. Se in Italia un sindaco fa un'uscita del genere che chiede la vittoria a tavolino, qua tutti quanti noi ci mettiamo a chiedere. Andiamo avanti, parliamo di allora, facciamo la cosa, parliamo, continuiamo a parlare di quella di Luigi. Le nuove partite che restano evidenziano anche un aspetto positivo. Questa squadra, sotto il profilo atletico, sembra essere cresciuta. Sembra aver trovato, insomma, quello che è mancato nella passata stagione nel girone di ritorno, e questa condizione conta molto in un determinato momento del campionato, no? Assolutamente, assolutamente. Qui accanto a me c'è Lambertini, insomma, che qualche tra virgolette partita insomma, nei campionati più importanti la giocata, e lui mi potrà confermare, insomma. Allora, per capirci, cosa si fa sperare in positivo e cosa in negativo in queste nove giornate di campionato? Allora, mi fa ben sperare, insomma, che la squadra comunque è al top, tranne forse un paio di giocatori, uno è Politano. Mi fa ben sperare comunque la condizione atletica della squadra. Una cosa, insomma, che mi spaventa un po' è l'atteggiamento remissivo del Pescara che ho visto alla Spezia. È una cosa molto molto pericolosa quella che è accaduta alla Spezia, che potrebbe verificarsi, sì, mi auguro di no, spero di no, per il Pescara anche in altre situazioni. Però calcolando, insomma, che si giocheranno degli scontri diretti molto importanti, primo con il Frosinone, poi ci sarà il Livorno, arriverà il Perugia a Pescara. Meno male che il Perugia non ha vinto, perché altrimenti entrava anche il Perugia. Vabbè, con il Livorno è l'ultima partita. Pagare. Sì, però secondo me ogni partita bisognerà fare molta attenzione. E sulla corsa al secondo posto, credo che l'ultima chiamata ci sia sabato, cioè nella prossima partita. Cioè tu dici c'è ancora qualche spiraglio per il secondo posto? Non è vero, c'è ancora Carpi Bologna da. Sì, proprio giovedì. Ma c'è anche il Bologna che dovrebbe. Mercoledì. Sì, mercoledì. Bologna dovrebbe avere una penalizzazione. Un punto. Anche. Ah, un'altra dici? Però pare che non se ne parli per questa. Ho letto bene con tutte le altre squadre in corsa per i playoff, l'unica ad avere un grosso vantaggio è proprio il Pescara, che le ultime due giornate gioca Varese, già retrocesso, Livorno, che se continua. Ma che ne sai che è già retrocesso? Ma che facciamo Varese. I maghi qua? Varese. Scusate, potete rimetterla. Ho capito, se vince le prossime quattro partite, come fai a dire già Brescia, retrocesso? Allora è già Varese e Brescia, queste non giocano più, ormai è andata. Ma scusate, non retrocedono le ultime tre? Sì, però se Inanella una serie. Se in Brescia vengono. Ah, guarda, mo, se tu mo lo fai perché è così. Ci hanno 28 punti, come si salvano se si comprano 15 partite? Ce ne mancano 9. Il Varese è spacciato. Il Varese è spacciato. No. Il Brescia è spacciato. Tra l'altro, poi pure che prenderà altri punti di penalizzazione. Ma pure se non ne prende più, ha 28 punti. Brescia e Varese, lo capisci quante 28, partite 27, devono vincere? Lambertini, prego. 28, 27 punti che mancano, arriva a 55. Il calcio. Se vuole vince tutte e no. Quindi ho capito quello che vuoi dire. E il Pescara non va. Ho capito quello che vuoi dire tu. Però non è che puoi dire oggi Varese già retrocesso. Sì, come non è retrocesso? Come dovrei va a prendere i punti per salvarsi? Ma riusciamo a scherzare, dai, su. E il Livorno speriamo che si tiene Panucci, non è 2-3 giornate così. Esce dai playoff all'ultima giornata, sono due partite tranquille. Ma Brescia che ci per far pescare giovedì? Mi conviene mangiare la Pasqua, si sta su. Appunto, se stiamo dietro a questi discorsi non si giocano le partite. Invece quali sono 28 punti. Scusatemi, dite dove, ma come vi può venire in mente? Tre giornate di squalifica, intanto Penale, non l'abbiamo detto prima. Penale non gioca. Tra l'altro, ma 28 punti vale sempre di corso. Dove li prendono i punti? Il Brescia ha annunciato ricorso, ma comunque non giocherà a Pescara. Scusami Francesco, come dice Andrea? No, dicevo che il Brescia ha annunciato ricorso, ma comunque giovedì non ci sarà. Tre giornate. Se parliamo seriamente, attualmente
proposito di Brescia, potrebbe anche dimettersi Alessandro Calori, eh? Sta valutando. È ovvio che il Brescia verrà qui, giocherà. Però se non è successo fino per cercare oggi la vittoria. Se non è successo fino giocare oggi alla morte per cercare la vittoria, è un conto a 9 giornate dalla fine con 11 punti dalla zona, 12 punti dalla zona salvezza, parlare di squadre che si può salvare. Allora, la zona salvezza, riprendendo il discorso di Luigi, riprendendo il discorso che facciamo con Di Marzio, ecco, cosa ci fa pensare in positivo e in negativo per queste 9 giornate di campionato alla luce di quanto è successo finora? Vincenzo? Il fatto che la squadra viaggia, cioè la squadra sta bene, alterna prestazioni o intanto frazioni, sono 6 partite che non perde, quindi sì, dare una continuità ai risultati è già il sintomo di una squadra che sa quello che vuole. E poi dico solo di non fare tabelle, chiaramente affrontare partita dopo partita, perché le insidie sono sempre... Voi le facevate le tabelle? Assolutamente no, non ha senso, perché la partita va affrontata sempre domenicalmente, non si possono fare tabelle. Cioè, siamo d'accordo sul Varese, però arriviamoci a Varese, esatto, poi vediamo. Ma anche statisticamente, credo. Io lo stavo dicendo come messaggio di incoraggiamento. Ma noi dobbiamo battere il Brescia ora, dopo vediamo. Ma è ovvio che devi pensare a battere il Brescia. Una cosa per volta. Frosinone, poi c'è un altro in campo, c'è una Merlino. Dicevi, Fausto? Però guardando il calendario, se si guarda, Fausto, le ultime due... Dicevo che anche statisticamente il Pescara dovrebbe recuperare i punti non guadagnati in casa, perché alla fine un po' i numeri si vanno, no, a distribuire in maniera equa. Quindi secondo me i punti, maggiori punti li farà in casa. Intanto se facciamo, se vediamo cosa è successo tra le prime giornate del giorno d'andata e quelle del giorno di ritorno, c'è una bella differenza, no Luigi? È vero che c'è l'inizio di campionato penalizzante, però certo, ci sono circa 11 punti di vantaggio. Infatti è stata la cosa penalizzante, è stata proprio la prima parte del campionato. Le prime 6 partite, 3 punti. Io l'ultima volta che ho dato uno sguardo alla media punti, dopo la partita con lo Spezia, quindi parliamo dalla 13ª giornata fino a due giornate fa, il Pescara ha avuto una media punti di 1.90, quindi insomma una delle più alte della B, quindi ha avuto un gran bel ritmo. Secondo me sono d'accordo con Lambertini, la cosa che mi lasciava sperare, l'ho detta prima, la condizione atletica, ma anche insomma il periodo positivo e di dare continuità a questi risultati. Ma voi ci credete per esempio ai numeri, alle statistiche, quello che ci diceva Sergio lo scorso anno, e Baroni a Lanciano ha fatto gli stessi punti di oggi? Cos'è questo? Ah, ecco, il rendimento della squadra. Sì. Vincenzo, ci credete alle statistiche, ai precedenti dello scorso anno di Baroni? O sono situazioni completamente diverse? Chi fa le statistiche ci piglia, nel senso che le statistiche sono fatte proprio per raffrontare le situazioni. Però se vediamo le statistiche, proiettandoci alla partita col Brescia, andate a vedere le statistiche del Brescia. Il Brescia è nei primi posti di tutte le voci, dei dati statistici. Possesso palla, pericolosità, tiri dentro, insomma quasi tutti i primi posti. Andate a vedere il Carpi è negli ultimi posti. Quindi dobbiamo temere anche questo Brescia? No, cioè, non lo so. I numeri, adesso faccio il Di Francesco. I numeri contano, però fino a un certo punto. Sì, allora, per le difficoltà che riscontra in casa il Pescara nel costruire il gioco, ci può stare anche preoccuparsi del Brescia. Tra l'altro l'anno scorso il Brescia recuperò 3 gol alla fine. Un'altra tornata con Andrea Costantini di messaggi, poi vedremo se ci sarà spazio per qualche telefonata. Andrea. Ok, andiamo subito con il prossimo messaggio. Abbiamo l'organico migliore, ci sono dei fuori classe, attenzione Bjarnason, valore aggiunto assoluto. Vedi nazionale, volevo sapere una vostra considerazione, grazie da Pino. Rispondiamo subito su Bjarnason, Lambertini. Una bella sorpresa, anche perché poi la collocazione in campo sembra che gli si addice, è il vestito che gli si viene indossato perfettamente. È un giocatore che riesce a fare le due fasi bene, quindi di più che si può pretendere. Se mi consentite, lui all'inizio di campionato non voleva stare qua a Pescara, aveva la velleità di giocare in Serie A. È rimasta questa cosa fino a gennaio, quando pensava di essere trasferito sempre in Serie A. Poi questa cosa non è accaduta e io ho una mia idea, credo che si sia affezionato qualche fidanzata e credo che voglia rimanere a Pescara e andare in Serie A col Pescara. È una mia sensazione. Baroni a gennaio gli ha detto: non diciamo a nessuno, ma se rimani tu ti prometto che andiamo ai playoff e cerchiamo di andare in Serie A, però devi restare, ci devi aiutare. Lui ha detto va bene.
Questa è già più credibile rispetto a quella di Fausto. Andrea. Andiamo con il prossimo. 6.000 spettatori, perché con questo organico dovevamo essere al posto del Carpi. Coraggio Baroni, coraggio. Un po', ecco, Vincenzo, quando questo. Leggi messaggi del genere, cosa ti viene in mente? Cosa risponderesti? Che puoi rispondere? Tutti hanno ragione, perché per l'amor di Dio. Non saprei cosa rispondere, perché comunque il Carpi ha fatto il suo campionato, sta facendo il suo campionato, tutti avremmo voluto fare il campionato del Carpi. Accontentiamoci di quello che in questo momento. La maggior parte dei tifosi della piazza non è innamorata di Baroni, innamorata tra virgolette calcisticamente, come vogliamo dire. Sì, per forza, Andrea. Non ha fiducia in Baroni. Ecco. Prossimo, per la cronaca, Salerno fa 145.000 abitanti, non diciamo cose non vere, in campagna hanno un'altra passione, vedi Avellino e Benevento che portano sempre gente anche in categorie inferiori, scrive Max. Perfetto, Max. Come puntualizzano, eh? Caro Max, sì, no, ha ragione in tutto, solo che se andiamo a vedere gli ultimi anni della Salernitana, adesso è prima e fa 20.000 abitanti. Però forse no, l'anno scorso, non è che scusami, 20.000 spettatori, stavo leggendo abitanti e quindi è stato... Però no, credo che non sia la cifra giusta, sì, no, 145.000. Non è quando ne fa. Adesso a Salerno intanto hanno fatto 20.000 spettatori con il Benevento, la partita successiva ce ne stavano già 13.000. Però resta sempre una piazza calda, forse. Diciamo, mettiamola così. Le stronzate, non ci innamoriamo della prima donna che passa. Guarda, io vi porto un particolare, io sono stato a Chieti, no? Perché poi purtroppo la gente è così, il tifoso è così. La dice lunga. Ah, beh, questa la dice lunga, la lasciamo perdere. E mi ricordo, non mi potrò mai scordare, Pescara, Chieti-Napoli, spettatori presenti all'Angelini, 500. Cioè, poi andiamo a vedere, due anni dopo, il Chieti va in prima categoria, in promozione eccellenza, 4.000 persone, 5.000, di che stiamo parlando? Allora, altri due, Andrea, poi l'altro stacco pubblicitario, forza Andrea. Napoli, quando... Visto che si parla anche di mercato, quante possibilità abbiamo di tenere Melchiori e Bjarnason anche se si resta in B? Ti leggo anche il prossimo. L'uomo mercato di Marzio dice nessuna? Nessuna. Quindi Melchiori e Bjarnason vanno via a prescindere. Melchiori, alla Spezia c'era, se non sbaglio, Gabriele Zamagna dell'area tecnica dell'Atalanta a vedere Melchiori da vicino. Credo che Melchiori possa andare via. E Bjarnason, calcolando la cura Baroni che c'è stata dopo dicembre, dopo gennaio, credo che adesso faccia davvero gola in Serie A. Allora, l'ultimo, Andrea. L'ultimo, ecco qui. Melchiori mi ricorda con le dovute proporzioni Marco Van Basten. Cosa ne pensate voi? Un saluto a Lambertini. E allora facciamo rispondere Lambertini. A me sembra Alfredo Aglietti, invece. Però le movenze di Melchiori in molti... Ma io vedo più... Io ho giocato con Aglietti, mi dà più l'impressione di un Aglietti. Tanto che faceva gol. Allora, andiamo in pubblicità, Maurizio, e poi torniamo per l'ultimo quarto d'ora di trasmissione. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo.
Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze. Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 22 e 16 minuti, allora un breve spazio per gli amici che ci seguono da casa, siamo già in forte ritardo. Andrea, ci sono delle telefonate? Ci sono un paio di telefonate, prima però ti dico che sempre 0-0 Italia-Serbia Under 21, espulso però Berardi per l'Italia, somma di ammonizioni al secondo della ripresa. Spazio alla prima telefonata. Sì, pronto TV6? Ciao, pronto, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Ciao, sono Armando da San Buceto. Buonasera signor Armando, prego. Salve, niente, volevo dire che secondo me il Pescara il playoff li fa al 100%. Bisogna ciuffare il terzo posto, perché poi si sa che chi fa il terzo posto gioca prima fuori e poi in casa. Quindi bisogna stringere a ciuffare il terzo posto, perché giocare i playoff con l'Avellino è dura. Avellino, ma io penso la squadra più dura è Avellino. Non sì, anche se la squadra è andata meglio fuori casa quest'anno, però mettiamola come dice lei, perché il terzo posto assicura anche due pareggi, quindi la qualificazione al turno successivo. Ecco. Va bene, tutto ecco. Qui, signor Armando, sta a posto. E poi il Pescara è sempre stato, il playoff l'ha sempre vinto. Io penso che abbiamo una buona tradizione. Siamo favoriti. Una buona D'accordo, tradizione. Grazie signor Armando. Un'altra chiamata, pronto TV6? Sì. Pronto? Sì, pronto.
Buonasera, con chi parliamo? Semproni, Enrico, Semproni. Gianfranco, ma c'è Sergio Mancini qui. Il mio caro Sergio. Però la linea è disturbata, allora invito Gianfranco, se hai un attimo di pazienza, sì, a rifare la telefonata perché è molto disturbata. Quindi tra 20 secondi torniamo da te. Sergio, questa trasmissione a muso duro comunque viaggia a gonfie vele, quanti anni sono? Questo è il nono anno. Sì, nono anno, beh, a muso duro ovviamente è attagliata su Gianfranco Semproni, quindi normale che sia così, insomma. Qual è stato il picco d'ascolto? Ma il picco d'ascolto per quanto riguarda i numeri, io non no, la trasmissione a me non piace vantarmi. Che ha colpito di più? Ma vabbè, c'era la famosa trasmissione dopo la tragedia della Costa Concordia, quella su Schettino e i tedeschi, va in giro su YouTube in tutto il mondo ancora oggi a distanza di anni, quel jacuzzi di Gianfranco, vabbè, che ovviamente roba extra calcistica, però quella ha avuto un grandioso successo. Qual è la difficoltà maggiore per te? Resistere, cercare di non ridere. Molti penseranno cercare di arginare Gianfranco. A volte io cerco di farlo sdrammatizzando o cercando di alleggerire qualcosa magari di pesante che a volte dice lui. Cerco di fare in questo modo, dico magari non se ne accorgono. Spero che non se ne accorgano sempre, insomma, quelli che guardano. Gianfranco, ci sei? Sì, io adesso mi sento bene. Stavo dicendo a Sergio Mancini, la mia cara spalla, e quindi lo vedo sempre con piacere. Però io certe volte, voi quando fate la trasmissione facete insomma sempre sopra la seggia, perché certe volte non riesco a capire, cioè, ci rendiamo conto che questo è un campionato mediocre, parti la cavalcata del karma di una mediocrità pazzesca. Ci rendiamo conto che giochiamo con, cioè abbiamo un allenatore, non per criticarlo, io non ne parlo più perché mi sono stufato, perché tanto a che cosa serve? Dire sempre a poco, basta, non me ne frega niente, a me bastano che faccia gli altri due punti, la salvezza è stata raggiunta, il prossimo anno riesco a vedere ancora la Serie B, quindi pertanto lui gioca con 6 centrocampisti, io so che in panchina ci sta Torreira, Piccolo, Vetturini, mi mette sempre, Pucino sarà un raccomandato, e ha fatto, non mi sembra che abbia giocato molto bene, dando anche fastidio a Salomon e all'altro centrale, centrocampo zero, non abbiamo giocato per niente a centrocampo, non lo so, se questo è comunque l'allenatore, andiamo in vantaggio, non riusciamo a vincere neanche in 10, non vantiamo un Bari che è scarso come il Bari, è scarso, cioè quando è venuto a pescare era scarso, è una squadra che solamente sulla carta ci si riempie la bocca, ma è zero, ma calcisticamente, tranne il Carpi che fa un certo tipo di gioco, ditemi una squadra che sta giocando bene, che gioca un calcio, un ottimo calcio. Io credo che sia l'unica che mi piace come gioca per temperamento è il Cittadella. L'unica squadra che vedo giocare nel vero senso della parola è il Cittadella. Gianfranco, sono però tutti abbastanza d'altalenante. Tu credi nei playoff o no? Ah, Henry, perdonami, io credo solamente in Gesù Cristo e basta, non ai playoff. A me non me ne frega niente, a me a playoff ci deve arrivare in modo meritocratico, non c'è da arrivare a botte di culo questo, capisci a me? Beh, però credo meritocrazia, che non è che la fortuna, non è che la fortuna quest'anno ha aiutato molto, perché dici? Pregati, se ti devo, non, ti ruberei tutta la trasmissione, ti ricordo tutte le partite. Io ti posso ricordare tutte le partite che siamo stati fortunati. Se mi metto a raccontare ci vorrebbe una trasmissione intera, la farò eventualmente, probabilmente devo fare una ricostruzione di tutte le partite che abbiamo vinto in zona cesarina, le culate che abbiamo fatto, le culate, una, ne dico una sola, Catania, 10 secondi dalla fine, a 10 secondi becchiamo 3 punti. Vabbè, però Lanciano, è vero che adesso, richiede tempo questo discorso. Però no, ricordiamoci che il Vicenza ha pareggiato qui al 93esimo, alla Spezia si è preso il gol alla fine, anche in altre circostanze si è subito gol negli ultimi minuti. Ma infatti anzi, io ti sto dicendo, io non voglio fare una discussione su una dicendo semplicemente che lui c'ha i centrocampisti, non puoi giocare con i difensori, diceva il grande Nereo Rocco,
meglio un asino vivo che un asino zoppo, non puoi rimediare, non puoi sempre rimediare, tu ce l'hai i centrocampisti, sono giovani, buttali dentro, ma la società, scusa, che ti tiene a fare a te? Non valorizzi un giovane, hai messo Selassie e non lo metti più, hai messo Vetturini una partita e non lo rimetti più. Senti Gianfranco, ma se Barroni ti porta in Serie A poi che gli dirai? Una pernacchia gli faccio, una pernacchia. Gianfranco, vuoi salutare Sergio? Si è comportato bene come sempre. Già l'ho salutato. Un abbraccio. Perché se ti ricordi, caro Enrico, anche Angelillo ci portò in Serie A. Ma poi che Serie A facciamo? Lasciamo perdere, va. Va bene, Gianfranco. Anche, ciao, arrivederci. Grazie, buonasera grazie. A tutti, scusate il disturbo. Arrivederci. Grazie. Valerio, chiudiamo pure da forzapescara.com, hai qualcosa? Allora sì, magari ti leggo tre post rapidamente, sì. Il primo, Fafigno che dice, ragazzi il secondo posto è andato, fatemene una ragione, importantissimo il terzo posto che invece è irraggiungibile, in quel caso ci basterebbero 4 pareggi e vista l'impostazione tattica baroniana non sarebbe male, Forza Pescara sperando sempre negli spunti singoli dei nostri bomber. Vado con un altro argomento, rapidissimamente così Francesco si arrabbia che scorro così veloce, sì. È di 65-129, dice nessuno ne parla ma ieri sera Da Silva era in panchina, no, ma non era andato via da Pescara per giocare titolare? Ti ricordi Da Silva quello che ha detto Francesco? Vabbè. Sì, non c'eri. Possiamo chiudere qui? Come non c'eri? Non c'eri in quel momento, non me lo ricordo. Chiudiamo Valerio o qualcos'altro? Enrico, siccome ce ne sono tanti, devo ritrovare l'altro post che siccome ho scorso velocemente magari ti richiedo la linea tra 2 secondi. Va bene, tempo allora, di ritrovare. Volevo dire che è importante piazzarsi al terzo o al quarto posto. Perché comunque si fa una partita in meno ai playoff. Perché la quinta, la sesta, la settima e l'ottava giocano una fanno partita il primo in più. Turno. Terza sì. E quarta aspettano il secondo turno. Allora, Sergio, c'è questa partita con il Brescia giovedì sì. Sera. È un turno importante perché lì si potrebbero scalare posizioni in sì. Classifica. Però il Pescara all'Adriatico deve tornare a convincere, no? No, deve tornare, più che deve tornare a convincere, oltre a deve cercare di essere convincente, deve cercare di esserlo in casa convincente, di costruire gioco, non solo se una squadra avversaria rimane in 10 dopo pochi minuti, non solo se hai un rigore e sblocchi la partita in quel modo, con un episodio, deve fare gioco, deve costruire gioco, cosa che ha fatto sinceramente raramente in casa, quest'anno il Pescara. Pescara perciò diciamo che è una squadra da trasferta, è una squadra che quando l'avversario manca una carenza in qualche zona del campo il Pescara si infila lì, ne approfitta e vince le partite, il Pescara è questo che fa e lo fa benissimo, però in casa deve cercare di avere quella marcia in più. Io vedo sempre, anche se sono passate 33 giornate, io continuo a vedere una squadra che secondo me spesso e volentieri, non so quanto volentieri, gioca col freno a mano tirato, questa è la sensazione. Se uno mi chiedesse che sensazione generale hai dopo 33 partite del Pescara? E io risponderei che gioca col freno a mano tirato. Non è ecco perché l'impressione che hanno in tanti è proprio questa. Però una cosa voglio dire: arrivano i messaggi contro Baroni o di non stima nei confronti di Baroni. Sì, però per chiudere il mio intervento vorrei dire solo una cosa: che adesso da qui a giovedì pomeriggio si sentirà dire dagli addetti ai lavori delle conferenze stampa, dobbiamo stare molto attenti perché il Brescia è pericoloso, perché il Brescia è con l'acqua alla gola e è l'ultima possibilità. Ok, perché dico, il Pescara non è con l'acqua alla gola. Aspetta, dobbiamo stare molto attenti, però col dono dell'obiettività, insomma, di cui possiamo godere un po' tutti, il Brescia attuale, il Pescara al Brescia attuale dovrebbe, riuso un termine che ho usato all'inizio della trasmissione, dovrebbe asfaltarlo giovedì sera. Questo dovrebbe fare. Fausto. E lo farà. Noi ci risentiremo a fine campionato, ma sei ottimista tu? Molto ottimista. Intanto giovedì festeggiamo la Pasqua all'Adriatico. Perché per le feste quest'anno sacrifichiamo stati sempre l'agnellino sereni. Bresciano. Sì, sì, ma dai, andrà bene, vedrai. Vincenzo, questa esperienza con i giovanissimi come sta andando? Bene, una bella esperienza. Tutte le esperienze servono a crescere, forse mi fa capire se vorrò fare l'allenatore o ci proverò a fare l'allenatore. Dico solo che secondo me il settore giovanile è un settore che va professionalizzato a tutti i livelli, soprattutto a quelli dilettantistici. Per me è troppo importante.
fare l'allenatore di settore giovanile, perché fondamentalmente devi essere prima educatore, a quest'età devi essere educatore più che allenatore, e non è molto semplice. Ecco, come ti stai trovando con questo gruppo dopo l'arrivo di Massimo Oddo? Ah, noi lavoriamo molto in sinergia e devo dire che ci troviamo bene, anche perché il nostro obiettivo è quello sempre di lavorare in prospettiva, anche perché l'obiettivo nostro è cercare il famoso Verratti. L'obiettivo nostro è quello, lavorare in prospettiva, e quindi molte volte vengono meno i risultati, ma solo per il fatto che noi dobbiamo creare giocatori per la Serie B. Insomma, sarà questo il tuo nuovo lavoro? Ma se me ne daranno possibilità, l'opportunità, vediamo, ci proviamo. Beh, questa è una bella gavetta, iniziare in un settore giovanile, cose sì, che sì, molti non fanno, e poi si vedono anche i risultati, no? Beati loro, noi partiamo dal basso sperando che pian piano riusciremo a salire. Luigi, invece tu che segui quotidianamente le vicende del Pescara, ti sei un po' specializzato nel corso degli anni con il mercato, con il calcio mercato, è stata un'esigenza, una passione o cos'altro? A me non piacciono i ritmi blandi, quindi mi piace sempre andare a cercare di scoprire, insomma, qualcosa in più, insomma, raccontare più che altro. Spesso e volentieri, come si diceva in precedenza, si ascoltano conferenze stampa monotematiche, anche insomma, i diretti interessati sono anche monocorda. A me trasportare la voce sulle colonne del giornale non è la cosa che mi faccia impazzire, quindi mi piace sempre scoprire qualcosa in più, anche in questo caso del settore giovanile è una cosa che mi affascina molto, perché è una cosa che bisogna dire in questa situazione del Pescara, che la società ha puntato tanto sul settore giovanile, sta puntando tanto sul settore giovanile, e secondo me in futuro sentiremo parlare di diversi ragazzi. Sul calciomercato dico, insomma, che è la cosa che fa appassionare tutti gli italiani, siamo un po' tutti allenatori, siamo tutti un po' procuratori e direttori sportivi, quindi il calciomercato è una cosa che affascina un po' tutti, che unisce, che fa discutere, penso che sia anche il bello della nostra professione, sia in maniera positiva che in maniera negativa, poi tutti. Ecco, ma quando telefoni a un procuratore ti fidi, prendi tutto con... No, assolutamente no. Oppure sono solo degli spunti? No, assolutamente no, infatti... spesso e volentieri capita, insomma, che ci siano dei pistaggi, ci siano, insomma, delle situazioni particolari. A me è capitato un paio di volte, l'ultima volta con Di Carmine e qualche anno fa con Madonna, che era l'Atalanta, prendo lo Spezia, era tutto fatto, poi saltò all'ultimo minuto, insomma. Quindi cerco sempre di cercare di essere equilibrato, poi chiaramente tutti sbagliamo, certo. Che tutti siamo soggetti a critiche. E il nuovo mercato del Pescara, del prossimo mercato, sarà Melchiorri? Sì, secondo me sì. Secondo me sarà lui, perché insomma è stato preso a parametro zero, gli hanno rinnovato il contratto proprio per cercare di blindarlo nel prossimo mercato. Credo, insomma, annusando anche un po' l'aria che c'è attorno al suo entourage, col suo agente, mi sembra, insomma, che si stanno un po' affilando le armi per il prossimo mercato. Però se dovesse arrivare la promozione in Serie A, come io mi auguro, le cose potrebbero anche cambiare. E annusando l'aria, Baroni resterà a Pescara il prossimo anno? Io dico di no. Dico di no, mi dispiace anche perché, insomma, sotto il profilo umano è da primo posto. Però, insomma, poi parlano i risultati, parla il campo, vedremo cosa accadrà. Probabilmente si innescherà anche qualche altro tormentone che abbiamo ascoltato nelle estati precedenti, vedremo cosa succederà. Capito, Francesco? Sì, stavo pensando che se... Il tormentone riprenderà. Sì, appunto, se nelle ultime stagioni ogni estate... Nuovo allenatore e rivoluzione di giocatori. Se è vero, come sembra, che bisogna dare tempo all'allenatore e ai giocatori di conoscersi sotto tutti gli aspetti, non mi voglio dilungare, se il Pescara dovesse andare... Quindi tu sei per la continuità, insomma. Esatto, se il Pescara, certo. Se il raggiungendo Pescara, l'obiettivo. Va. Dovesse andare ai playoff, certo. E malauguratamente andare poi male, magari in una finale, quindi fare all'inizio... Sarebbe l'occasione, io non ci credo a quello che sto per dire, ma sarebbe, concordo con Luigi, ma sarebbe l'occasione, confermi Baroni, confermi buona parte di questa squadra
e butti le basi. D'accordo, d'accordo. Andiamo da Valerio De Carolis in chiusura. Valerio, non abbiamo più tempo. Sì, Enrico ha ritrovato quel posto che poi è anche di buon auspicio. Germano da Cuneo dice: il Pescara ha fatto un buon Natale col Varese vincendo 2-0, ha fatto un felice anno vincendo a Livorno 2-1 e adesso spero che faccia una buona Pasqua battendo il Brescia. Speriamo. Allora, intanto auguri a tutti di buona Pasqua, perché noi non ci saremo lunedì prossimo per la festività, commenteremo venerdì sera alle ore 23 l'esito della giornata, della 34esima giornata, con Pescara-Brescia. Ringrazio Luigi Di Marzio, Vincenzo Lambertini, Francesco Di Francesco, arrivederci, auguri. Fausto Perletta a fine campionato, poi tireremo le somme, e ringrazio Sergio Mancini, grazie, bocca al lupo ancora per la vostra trasmissione, dico vostra perché tu e Gianfranco la fate insieme. Ringrazio Maurizio Da Qui, Andrea Costantini, Valerio De Carlis, ancora Claudio Di Giacomo e Silvia Gentile, quindi appuntamento venerdì sera alle ore 23. Grazie per averci scelto. Il campionato degli italiani.